La prima batteria. Piano piano, eh. In calma. Allora, la prima batteria, Messiere Milone, Parleti, Ciamera, Orgolese, Il Tropico di Sedini. Parleti con Andrea Cessa, numero 2, Ciamera con Walter Puscetto, numero 15, Orgolese, numero 6, con Massimiliano Villi, di Massimiliano Villi con Chiavassa e Tropico di Sedini, numero 11, con i Colombati. La mossa non valida, è stato il numero 11 Tropico di Sedini rimasto al canape. La mossa con Milone. Ecco, sembra la mossa è stata buona, è uscito velocemente in maniera Parleti, seguito da Ciamera con Walter Puscetto e ci è sembrato Orgolese. I cavalli sono già quasi al termine del primo giro, posizioni sembrano invariate, sono invariate quindi con Parleti, Ciamera, Orgolese e Tropico di Sedini. Sempre Parleti in maniera abbastanza disinvolta. Ecco, Ciamera sembra controllare, ecco, una batteria abbastanza semplice. Di nuovo, ecco, quindi la discesa prima della depressione per poi ritornare qui al terzo giro, posizioni sempre invariate, controllate. Tropico di Sedini di Luigi Bruschelli in ultima posizione, chiude una batteria piuttosto tranquilla e Parleti va a vincere la sua batteria su Ciamera davanti a Orgolese. E poi con Tropico di Sedini va a chiudere. Ecco, siamo alla seconda batteria. Allora, col numero 3 abbiamo 4 Mori con Andrea Cessa. Risolza col numero 16, ecco, sono partiti ora. È uscito bene 4 Mori con Risolza subito dietro. Sembra passare ora qui alla prima curva. Sembra aver passato. Purtroppo sono lontano e non si riesce a vedere bene. Ecco, una batteria sicuramente più interessante rispetto alla prima. Quindi abbiamo ancora, ecco, quindi Risolza, 4 Mori, Quartus e Gulpa di Callura, nell'ordine ci è sembrato di vedere. Questo è il secondo giro, un po' di polvere, una giornata calda qui in Castel del Piano. Ecco, nuovamente, ecco, stanno cercando un po' di risalire Quartus con Chiavassa, ma per ora sembrano sia Risolza che Quattro Mori controllare. Ecco, Risolza nuovamente con Antonio Siri che sta conducendo questa batteria. Ecco, ecco. Quattro Mori si mantiene in seconda posizione, ora sembra addirittura accennare a un sorpasso nei confronti, ecco, in questo momento proprio sotto la mossa ci è sembrato che Quattro Mori sia riuscito a passare per il significato che può avere, perché ricordiamo, ecco, e ha chiuso ora il numero 7 Quartus. Ecco, ricordiamo che i primi due classificati andranno poi alla scelta dei capitani che sceglieranno i quattro cavalli che correranno il palio dell'8 di settembre. Quindi la seconda batteria, ecco, sentiamo lo speaker Marco Petri. Mori, secondo Risolza, terza Gulpa di Callura, quarta Quartus. Perfetto, finita la seconda batteria. Allora, questa è la terza batteria,
Sono solamente 3 cavalli, numero 10 quasi meno di caldura montato da vicino, scuderia Bruschelli, Cianobaio numero 4 con Nucchetto e numero 5 Solero, scuderia Savelli con Sebastiano Murtas. Vediamo che batteria ricordiamo anche in questo caso, i primi due andranno poi alla scelta da parte dei 4 capitani delle contrade di Borgo, Monumento, Poggio e Scorza. Ora vediamo che Quasimero di Gallura, che ben conosce questa pista, uscito vincitore anno con Giuseppe Zed nel Poggio, vediamo come vicino non vuole avvicinarsi ancora al canapo. Qui accanto a noi abbiamo Giuseppe Zed, attento osservatore di queste batterie, in particolar modo questa ci sembra. Vediamo perché il gioco del monte ancora non è stato ancora definito, si aspetta stasera ovviamente. Le batterie, quindi i cavalli che verranno assegnati, sono determinanti in questo gioco del monte. Non ne vuol sapere vicino di avvicinarsi, anzi si tiene ben lontano dal canapo. Santino. Vediamo, no. Ecco. Voluto partire, ma ci è sembrato Cianobaio che assolutamente con Occheddu non ha accettato in alcun modo la mossa. 3 cavalli, si sapeva che un pochino più di tensione, però vediamo. Una terza batteria con 3 cavalli. Sì, vicino non vuole quella posizione, però credo che vediamo. Ci scusiamo per le immagini, un po' di tremolio, ma siamo in una situazione un po' precaria, non possiamo usare la videocamera. Ecco, la mossa è stata data buona, è uscito come ci si aspettava Quasimero di Gallura, chiude Cianobaio, che in realtà qualcuno aveva accennato alla sua seconda posizione. Vediamo comunque la batteria, ma sembra veramente ci si aspettava qualcosa di più. Vediamo subito dopo il numero 5 Solero e Cianobaio, che sembra veramente ormai estraneo all'interesse per questa batteria. Sono tutti mezzo sangue, ricordiamo, stiamo ormai alla fine della stagione, Castel del Piano va a chiudere un po' i pali con i mezzo sangue, rimane l'ultimo di Asti, ma siamo nell'ambito del puro sangue. Ecco, vediamo ancora come stia controllando Quasimodo di Gallura, montato da vicino, che in maniera sembra anche, vediamo un po', cerca di allungare un pochino Solero, ma vediamo ancora. Ecco, vicino con Quasimodo di Gallura che vince questa prova davanti a Solero con Sebastiano Murtas, chiude terza ultima posizione Michele Occheddu con Cianobaio. Quarta batteria, vediamo
Ricordiamo Traktow con Andrea Kessel, numero 14, numero 1 Quanto Vali, Jacopo Pacini, 13 Suddillo con Luca Paddeu e l'8 Questurino con Alessandro Congiu. Sicuramente Quanto Vali è il cavallo più atteso in questa batteria. Vedremo come Jacopo Pacini, ecco, ha scattato la mossa ora, è uscito forte il numero 14, cioè il numero 8, subito si è fermato Questurino. Quanto Vali in seconda posizione, dietro vediamo, ci è sembrato Suddillo, vediamo un attimino, ecco, no, allora Traktow, Quanto Vali e Suddillo, mentre si è fermato subito Questurino con Alessandro Congiu, lo vediamo giù in fondo, già passato, ecco, vediamo se è passato Quanto Vali, ci è sembrato, vediamo, ecco. No, sempre Traktow davanti con Quanto Vali e Suddillo, ma sembra che Quanto Vali somiglia un po' alla prima batteria con Sciamera che controllava la sua seconda posizione. Ecco, però c'è un accenno ora di sorpasso, ma sembra più... No, la tiene, però è Quanto Vali. Insomma, vediamo che... Ecco, quindi vince Traktow con Kessa su Quanto Vali Jacopo Pacini, terzo posizione, ecco, vediamo il cavallino Questurino, terzo comunque Suddillo con Luca Paddeu. Ecco, ora sono terminate le batterie di selezione, vediamo ora i primi otto cavalli, i capitani sceglieranno i quattro che correranno il palio dedicato alla Madonna delle Grazie del 8 settembre, dopodomani. Bene, ci vediamo tra un po'. Monumento. Poggio. Quasimodo di Gallura, primo nominato. Parledi. Ragazzi, è un piacere. Quattro Mori. Resolza. Quattro Mori. Monumento Quattro Mori. Grande opportunità per il monumento, almeno Quattro Mori, ecco, viene lasciato in questo momento la stalla Quattro Mori dal proprietario. Vediamo ora quindi il monumento Quattro Mori.
Parolevi. Parolevi. Vediamo Parledi a chi andrà tra le storte, il Borgo e il Poggio. Ecco, sta arrivando Parledi in questo momento. Inizia anche a piovere. Borgo! Parledi con Borgo. Un entusiasmo abbastanza contenuto. Parledi era nella prima batteria, sì. Inizia a piovere, ecco, quindi ecco Parledi numero 2 che si avvia verso la stalla del Borgo. Si aspetta ora l'estrazione per il Poggio e le storie. Risorsa. Vediamo risorsa a chi andrà in sorte. Vediamo. Ecco la chianda che viene estratta ora. Poggio. Ecco il Poggio. L'esultanza non è del Poggio ma è delle storte, che quindi vediamo. Ecco Risorsa, viene affidato la stalla ed ora l'estrazione dell'ultima contrada, quindi siamo alla contrada delle storte. Ecco, continuano ad esultare Quasimodo, la contrada delle storte, perché prenderà Quasimodo di Gallura che ha vinto il palio 2015 con Giuseppe Zetti Cingillo. Storte! Un Quasimodo di Gallura, ecco vedete le storte contente. Vediamo a vedere il bel soggetto di Quasimodo. Vediamo Dante Matteo e Martina. Buona serata a tutti. Ecco Quasimodo che si avvia nella stalla delle storte. Vediamo il popolo delle storte, quindi